benvenuti a questo workshop sull'implementazione dell'agenda digitale italiana. Io sono Riccardo Luna, sono da un anno e mezzo il Digital Champion italiano e per me l'occasione è così solenne che per la prima volta negli ultimi 4 anni ho addirittura messo la cravatta. Cominciano a girare già queste foto con la mia cravatta, giuro che non lo farò più per tanti anni. Un'occasione importante perché, come abbiamo detto, come è stato detto in maniera solenne dal Presidente del Consiglio a Venaria un paio di mesi fa, sul digitale e sull'innovazione in questi 2 anni ci giochiamo tanto, ci giochiamo tutto. È stato preso un impegno di ritornare a Venaria nel 2017 presentando un paese diverso, sono già passati 2 mesi, quindi è già ora di cominciare a far vedere le cose come stanno andando e oggi con questo evento che è organizzato dall'Agenzia Digitale Italiana si vedono finalmente delle cose importanti che possono partire e voi siete stati invitati perché siete poi le persone che in definitiva l'agenda digitale in ruoli diversi la attuano, la seguono, la promuovono e in qualche caso aiutano con dei consigli. L'occasione era di avere Tim Berners-Lee a Roma, quindi la modalità non sarà di una sua lexio magistralis ma una modalità interattiva nella quale vi è richiesto a tutti voi di intervenire, di partecipare, di fare domande, insomma un vero workshop seminario. Lui ovviamente parlerà in inglese e dà la traduzione, quindi voi potete scegliere se parlare in inglese o in italiano. Durerà all'una in punto, cercheremo di finire. I primi interventi sono programmati perché sono le domande che ci avete già mandato, che volevate fare, gli altri ovviamente saranno liberi. E su questo darei subito la parola al Ministro, Marianna Madia. Prego. Sì, vieni da noi. Grazie, Marianna. Tra l'altro non svelo un segreto di Stato se dico che Tim Berners-Lee è appena stato ricevuto dal Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi, che hanno avuto mezz'ora buona per fare il punto anche delle cose che sta facendo il governo sul digitale, non solo nella pubblica amministrazione. Sì. Buongiorno a tutti. Intanto io ringrazio Riccardo Luna per aver voluto fortemente questo incontro, ringrazio Antonio Samaritani che insieme a noi, a Riccardo e quindi all'Agid l'ho organizzato. Ovviamente ringrazio Tim Berners-Lee che oggi è qui a discutere dell'agenda digitale italiana. Proprio per questo non voglio sottrarre tempo a chi oggi ci onora di discuterne con noi e non voglio quindi ripercorrere la strategia del governo sull'agenda digitale, lo abbiamo fatto insieme anche agli addetti ai lavori, molti di voi erano presenti a Venaria meno di 2 mesi fa. E però l'unica cosa in questo che è più un saluto e un augurio appunto di buona discussione in queste 2 ore, l'unica cosa che ci tengo qui oggi a dire è che siccome Venaria, l'incontro di Venaria è stato a novembre, noi non siamo stati fermi nel mese di dicembre, cioè il mese di dicembre è stato un mese importante nell'andare avanti nell'implementazione dell'agenda digitale italiana. Perché il 14 dicembre è partita ufficialmente l'implementazione dell'anagrafe della popolazione residente, siamo partiti con il progetto pilota con 26 comuni e quasi 7 milioni di abitanti, il percorso di implementazione finirà alla fine del 2017, però nel mese di dicembre siamo partiti. Perché nel mese di dicembre siamo partiti anche con SPID, con l'identità digitale unica, siamo partiti perché sono stati accreditati gli identity provider, i primi 3 identity provider, credo che sono tutti presenti oggi in sala, Poste, Telecom e Infocert, e quindi tecnicamente è partita SPID, è partita l'identità digitale pubblica, l'obbligatorietà per le amministrazioni, per tutte le amministrazioni, dai comuni a tutte le amministrazioni statali, di passare al sistema SPID, anche questa è prevista per la fine del 2017, ma nel mese di dicembre, con l'accreditamento degli identity provider, noi siamo partiti. Terzo passo avanti fondamentale del mese di dicembre è stato uscire finalmente dalla sperimentazione sulla carta d'identità elettronica. Abbiamo alle spalle anni di sperimentazione, noi abbiamo adottato i provvedimenti che oggi fanno sì che la carta d'identità elettronica sia una realtà italiana, anche questa da implementare, ci siamo dati anche qui il tempo fino alla fine del 2017, ma sempre con i provvedimenti adottati nel mese di dicembre siamo partiti. Perché penso che questo sia importante? Perché l'implementazione non si deve fermare mai. Io credo che il governo debba, come dire, mese dopo mese, dimostrare quali sono i passi avanti per arrivare appunto a questa, diciamo, data clou che è la fine del 2017 e che noi vediamo anche
nei due provvedimenti, nei due decreti legislativi attuativi che porteremo in un prossimo Consiglio dei Ministri, che testimoniano appunto che l'implementazione finisce alla fine del 2017. Quali sono questi due decreti? Sono uno, il codice dell'amministrazione digitale, il CAD, dove noi ribaltiamo proprio l'impostazione concettuale dell'agenda digitale, non una serie di obblighi per le amministrazioni, ma una serie di diritti per i cittadini, che alla fine del 2017, grazie all'implementazione dei progetti che vi ho detto prima, potranno avere diritto a un PIN unico, con il quale interagire con tutte le amministrazioni, perché SPID sarà obbligatorio per tutte le amministrazioni, e dato che avremo completato l'anagrafe, avranno anche il diritto al domicilio digitale. Io vedo qui Francesco Caio, penso alla sua precedente vita, e come dire, penso che sia importante anche aver dato continuità a questi progetti. L'altro decreto fondamentale è quello sul FOIA, il Freedom of Information Act. Lo dico perché su questo Tim Berners-Lee, in una risposta, in una bella intervista che ha fatto, credo mi pare ieri, per Repubblica, ha detto che il FOIA è un passo avanti importante. Io ci credo molto certamente perché con maggiore trasparenza combattiamo la corruzione, combattiamo gli sprechi, ma soprattutto riavviciniamo cittadini e istituzioni. Ecco, questi due decreti legislativi insieme a un'implementazione che va avanti spedita sui progetti che dicevo prima, credo che dovranno essere oggi l'oggetto di una discussione interessante alla quale, come dire, con entusiasmo partecipo e ascolto. E allora non so se posso io già rivolgere una domanda a Tim. La mettiamo da parte, senza. Perché quello che a me interesserebbe sapere proprio oggi per apprendere e poter implementare ancora meglio è se, non so, in inglese? Okay. Okay. Based on older governments' experiences, I'd like to know if there are new lessons to be learned or mistakes to be avoided in using internet to change public administration. This is my question for you. Thank you very much. Grazie a tutti di essere grazie. Qui. Grazie ancora a Tim Berners-Lee per discutere con noi di agenda digitale italiana. Grazie al Ministro Marianna Madia. Tra l'altro Stefano Quintarelli giustamente ci chiedeva, e su questo siamo stati impreparati, qual è l'hashtag della mattinata. Quindi, se, visto che siete tutti digitali e creativi, se in questi minuti concordiamo al volo un hashtag non sarebbe malissimo, così riusciamo. Agit. Andiamo facile. Io accetto la mozione Quintarelli. Agit. Andiamo dritti. Così è più facile. E adesso appunto a proposito di Agit diamo la parola ad Antonio Samaritani. Ok, ci siamo. Allora, buongiorno a tutti e grazie infinite della partecipazione. Allora, per me è veramente un onore e anche un piacere poter avere la possibilità di discutere oggi di agenda digitale, di dove siamo arrivati, di quello che stiamo facendo, avendo poi un challenge da parte di Tim Berners-Lee, che ovviamente credo che ci darà suggerimenti, consigli, impostazioni su quello che stiamo facendo assolutamente preziosi. Quindi io partirei brevissimamente, anche per non rubare poi tempo al suo intervento, raccontandovi dove siamo. Fatemi solo vedere come cambio le slide, perché vado, a me fai tu se no. Va bene, allora questo ve lo ricordate sicuramente, perché ne abbiamo parlato in varie occasioni e da sempre, cioè quando sono arrivato in Agid, ormai 6 mesi abbondanti fa, abbiamo detto quali devono essere le priorità e come partiamo. E abbiamo coniato questo percorso per Italia Login. Quali erano i principi ispiratori, che cosa ci stava dietro? Allora, sostanzialmente abbiamo detto poche priorità, perché? Perché dobbiamo far partire una macchina. Poche priorità che siano quelle ovviamente che erano anche nella strategia e nell'indirizzo che i miei predecessori avevano dato, perché comunque c'erano degli elementi fondamentali ed importanti che dovevano essere recuperati. Poche priorità perché solo attraverso poche priorità si riesce a far partire veramente una macchina della complessità che dobbiamo indirizzare. Però anche poche priorità significative e sufficientemente anche complesse pur nella loro semplicità per essere dei trigger per quello che si deve fare dopo.
E allora provo a commentarvele in questa logica. Noi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto SPID, cioè Sistema Pubblico di Identità Digitale. Perché? Per i motivi che prima ricordava il Ministro, per la semplicità che questo comporta, perché comunque obbliga a ripensare ai servizi della pubblica amministrazione per l'appunto in una logica di servizio, andando a sganciare la parte dell'identità dal corpo dell'applicazione. Poi abbiamo detto pagamenti elettronici, perché avevamo la fattura, perché così completiamo sostanzialmente il ciclo, ma perché poi avere i pagamenti elettronici implica una importante, di nuovo, operazione di efficientamento della pubblica amministrazione. Pensate che prima, voglio dire, tutti, ciascuna amministrazione avrebbe dovuto fare i propri accordi con la propria banca tesoriera per arrivare ad avere poi un pagamento in elettronico. Qui abbiamo invece un hub nel quale tutto il sistema dei pagamenti italiano è rappresentato e quindi con una singola convenzione con Agid la pubblica amministrazione si aggancia al nodo dei pagamenti. E poi abbiamo detto anagrafe unica, cioè l'NPR. Perché? Perché portare la centralizzazione dell'anagrafe al centro, con il progetto che stanno conducendo il Ministro degli Interni, cioè che vedo lì, è un nodo fondamentale, di nuovo, del percorso di digitalizzazione, perché vuol dire avere i dati al centro e con i dati al centro incominciare a lavorare anche in una logica di disegno dei servizi, quindi di proattività. Allora adesso provate a guardarlo in un altro modo. Se noi abbiamo da una parte SPID, che sostanzialmente è l'entrata nei servizi, e abbiamo i pagamenti, che sostanzialmente è il back-end dei servizi, cioè tutte le volte che c'è un servizio che necessita una transazione, che necessita un pagamento, cosa mancano in mezzo? I servizi. Allora, sui servizi che cosa abbiamo detto? Due cose, quelle sotto, e cioè linee guida di tecniche, di interoperabilità, chiamiamole, e linee guida di usabilità. Perché? Perché non possiamo pensare di fare noi i servizi dal centro, ma i servizi devono essere poi utilizzati, gestiti, progettati da chi? Dal mercato, dalle PAL, quindi dalle pubbliche amministrazioni locali, da chi ha in mano il rapporto col cittadino. E quindi con questa costruzione, quindi alcune infrastrutture nazionali e delle linee guida sotto, abbiamo cominciato a dire avviamo la macchina. Quindi, se ci pensate, per declinare un modello sulle amministrazioni centrali locali, perché di nuovo questo modello lo possiamo poi andare a declinare sia localmente che centralmente nei vari ambiti, cioè il turismo, la sanità, piuttosto che la giustizia digitale, hanno sempre bisogno di un'autenticazione, hanno sempre bisogno di un pagamento alla fine e hanno bisogno di servizi che devono essere fatti, fatemi dire, dal punto di vista tecnico, con logiche di usabilità e di utilizzo simili. Poi ovviamente il contenuto dei servizi cambia in funzione dell'argomento e della materia che si tratta. E poi, scusate, ultimo punto fondamentale che era, e vi ricordo una cosa, per darci un sistema di priorità condivise, perché quello che dicevo, una macchina che deve partire di questa complessità ha bisogno di sapere dove deve correre. Allora, poi però adesso che abbiamo sostanzialmente fatto partire la macchina così come diceva il Ministro, perché SPID siamo pronti, ANPR siamo sui comuni pilota e siamo partiti, PagoPA è diventata una realtà perché di fatto le amministrazioni entro quella del 2015 dovevano sottoscrivere obbligatoriamente l'adesione al nodo e di fatto ci siamo, e entro il 2016 devono tutte transare attraverso il nodo. Allora a questo punto è tempo di fare un passo avanti. Allora diciamo, proviamo a generalizzare il modello. Se voi provate a guardare SPID, ANPR, eccetera, eccetera, in una logica più ampia, ANPR vuol dire dati, alla fine. SPID e PagoPA vogliono dire piattaforme, e poi usabilità, notifiche, eccetera, vogliono dire interoperabilità e standard. Allora, se proviamo ad astrarci, questo significa cominciare a pensare, a dare risposte che sono risposte paese, se volete, perché questo implica quale strategia di make or buy o di procurement dobbiamo avere tra le piattaforme che facciamo in casa e quelle che diamo al mercato. Dice quali sono allora queste regole di interoperabilità per effettivamente renderci operabili. Implica rispondere a domande anche di cloud, perché voglio dire i dati, dove li andiamo a mettere, con che logiche, con che livelli di sicurezza, con che tipo di cyber security, eccetera, eccetera. Quindi implica dire ma qual è il meccanismo di provisioning, qual è il meccanismo di dati che io devo andare a strutturare. E poi implica, per l'appunto, come già vi dicevo, parlare di cyber security. Allora, quello che noi stiamo dicendo è, abbiamo coniato e abbiamo discusso molto in comitato di indirizzo, quindi poi lascio anche un attimo la parola alla fine sia a Paolo Barberis e a Stefano Quintarelli, che come consigliere di innovazione e membro del comitato di indirizzo e come presidente del comitato di indirizzo hanno partecipato creativamente al non
solo lo studio, ma l'impostazione di questo modello. Allora abbiamo detto, noi dobbiamo sostanzialmente avere delle regole per quello che riguarda le infrastrutture fisiche, cioè vuol dire data center, cloud, connettività, eccetera, eccetera. Dobbiamo avere, di nuovo, non solo, dobbiamo innanzitutto battezzare e capire quali sono queste infrastrutture immateriali nazionali, cioè quei poli che servono per fare il diciamo efficientamento e consolidamento di alcuni processi fondamentali del paese. Allora qua c'è fatturazione, pagamenti, speed, NPR, e su queste, che sono dei primi tasselli, immaginate quanto si può costruire, cioè tutta la parte di business intelligence del paese è chiaro che si costruisce da questi poli, perché qui abbiamo i dati. E poi dobbiamo creare degli ecosistemi. Dobbiamo creare degli ecosistemi che invece devono essere degli ecosistemi aperti, devono essere degli ecosistemi in cui pubblico e livelli diversi di pubblica amministrazione vadano a dare ciascuno il proprio contributo. Allora, su questo mi spiego perché credo che sia importante. Allora, tutti i meccanismi che noi abbiamo sempre avuto di interoperabilità erano dei meccanismi rigidi e che non tenevano conto di quale fosse anche una realtà organizzativa. Allora, se voi prendete la scuola e prendete la sanità, per esempio, o prendete il turismo, che qua abbiamo segnato a titolo proprio di esempio, è chiaro che su questi abbiamo dei livelli di contribuzione di quello che può essere, se lo guardiamo in una logica end-to-end del cittadino, quindi il cittadino alla fine ha bisogno di servizi, e ha bisogno di servizi integrati. Questi servizi integrati nascono da un livello di contribuzione che è diverso in funzione dell'ambito dell'ecosistema in cui ci si trova, perché voglio dire, la sanità oggi, come sapete, è erogata dalle regioni principalmente e dai privati accreditati, o in modo un sistema comunque misto regionale privato con un contributo dello Stato minimo o comunque limitato. Se prendete la scuola è quasi il contrario, quindi la PAC ha un contributo fondamentale e poi andiamo sul territorio. Quindi per arrivare al cittadino non possiamo avere un modello rigido, ma dobbiamo avere un modello ad assetto variabile in funzione di quelle che sono le deleghe. Allora, come lo traduciamo questo in una logica tecnica? Dobbiamo tradurlo con un sistema quindi di mattoncini che si possano parlare e quindi con un sistema di servizi legati, aperti e legati da un sistema di API. Questo è il concetto. Allora, noi con SPID stiamo facendo già un primo risultato fondamentale, perché SPID ci sta portando a fare l'inventario e il registro dei servizi SPID. E quindi noi per la prima volta avremo nella pubblica amministrazione il registro dei servizi effettivamente utilizzati. Allora, l'altro passo adesso da fare con il mondo delle API è introdurre il registro delle API, di nuovo gestito in modo da poter sapere di che cosa stiamo parlando e che cosa abbiamo, e quindi gestito attraverso Agid. Allora, vi scorro brevissimamente ciascun layer. Allora, questo è chiaro, quali sono i nodi strategici? Quando parliamo di infrastruttura, qua dobbiamo definire cloud di paese, dobbiamo capire il livello di efficientamento. Noi adesso stiamo recuperando anche i progetti fatti e da regioni, scusate, e da, ad esempio, il progetto di Ragusa, quando si parlava di accentramento 40-50 data center. Allora, io non so quale sia il numero, dobbiamo capirlo, però è chiaro che non possiamo pensare che ci siano più di un migliaio di data center in Italia, alcuni grandi come degli sgabuzzini delle scope, e che non hanno alcun livello né di sicurezza né di gestione affidabile. Quindi questo è un primo punto. Allora, su questo, concettualmente facile, ma quale vedo il ruolo di Agid? Nella definizione di quelli che devono essere, rispetto a dei dati da gestire, degli standard. No? Quindi standard di efficienza, standard di logiche e standard di sicurezza. Nodi strategici, quello che vi dicevo prima. Allora, di questi nodi, alcuni è chiaro che devono essere in mano allo Stato attraverso le in-house, cioè per dire ANPR. È chiaro che un servizio monofoglio non si può in alcun modo pensare che stia fuori, qui ci sono i dati strategici del paese. Altri sono già fuori, perché voglio dire, pagamenti oggi è operato da un provider. Allora, altri sono in una situazione mista, altri addirittura sono dati tutti ai privati, SPID. Quindi, come vedete, questo è un modello che, se parliamo di nodi o se parliamo di infrastrutture immateriali, ci porta ad avere una logica di coesistenza tra pubblico e privato che è completamente diversa da prima, e dove ci sono due elementi fondamentali, e cioè che non andiamo più a separare quella che è la logica dell'informatica pubblica da quella che è l'informatica privata. Allora, noi, uno dei temi fondamentali, secondo me, per cui
Si è dibattuto negli anni del perché in Italia un euro investito in informatica renda meno di un euro investito in informatica in altri paesi, forse anche per il fatto che l'informatica pubblica è sempre stata diversa dall'informatica privata. Allora, questi sono dei punti di collegamento fondamentali tra pubblico e privato e che peraltro necessiteranno anche, secondo me, di nuove viste sul procurement, sia in una logica anche di partnership pubblico-privato, perché è chiaro che sviluppare una piattaforma strategica non può essere una cosa che ogni due anni si rimette in discussione, sia perché noi abbiamo la responsabilità anche del pre-commercial procurement e molte di queste cose sono comunque visioni innovative che potrebbero essere calate anche in una sperimentazione, in una logica di pre-commercial procurement. Vabbè, questo è quello che vi ho detto prima. Qui noi dobbiamo creare un meccanismo, come vi dicevo, se il cittadino sta al centro per la cittadinanza digitale di cui diceva il ministro, è chiaro che noi qua dobbiamo creare dei mattoncini di Lego che si possano parlare e se si possono parlare con contributo di tutti. Allora vi faccio un esempio per capirci e che è di quello che noi abbiamo in testa. Allora, PagoPA ci dà la possibilità di pagare in elettronico, però i pagamenti che un cittadino fa sono pagamenti a una pubblica amministrazione centrale perché deve pagare le tasse, sono pagamenti a una regione perché deve pagare il bollo auto, poi magari deve pagare un ticket sanitario sempre a una regione, poi paga una multa in comune, poi fa. Allora, guardatelo sia nel mondo dell'impresa che nel mondo del cittadino, avere una situazione che è la posizione debitoria del cittadino, indipendentemente da quale pubblica amministrazione si paghi, si può fare solo se ci sono dei mattoncini che si parlano tra loro e magari un privato che offre il servizio di un cruscotto al cittadino. Potremmo anche farlo noi, però perché farlo noi quando a questo punto sono servizi messi a disposizione esposti e che un privato può utilizzare. Quindi il concetto qui mio è, per poter arrivare ad avere veramente una visione centrale del cittadino, dobbiamo andare verso un mondo di servizi che si parlino tra di loro. Il mondo di servizi che si parlano tra di loro è fatto, come vi dicevo, attraverso delle regole che dobbiamo fare in modo che agi dia e un sistema di API che dobbiamo controllare. Quindi questo sarà l'oggetto in qualche modo del piano triennale. Adesso è chiaro, questo è un disegno, però il piano triennale noi che avete visto anche da legge di stabilità e che peraltro vi ricordo era comunque un riempimento di agile, comunque ho dovuto fare e comunque nel commento da mi ricordo era comunque nello statuto di Agid. Dicevo, il piano triennale non può essere un piano di tipo quinquennale di quelli che gestione, ma deve essere un piano che dà i principi su questi layer e degli obiettivi di costo e di performance su ciascuno di questi layer. Allora, concludo dicendo questo. Perché crediamo che questo sia importante, che questo schema sia importante? Perché e questa visione sia importante? Perché se proviamo a prendere gli elementi qualificanti che vi ho detto, allora SPID. SPID introduce, oltre al fatto di avere, se volete, un'unica password, un unico PIN per le pubbliche amministrazioni, e che va bene, è importante perché semplifica, però stabilisce una cosa fondamentale, introduce dei ruoli chiari, e cioè l'identity provider è un signore che di mestiere può svolgere servizi sulla sicurezza, quindi cyber security, può informare il cittadino se viene rubata l'identità, può fare servizi sulla, ma non può fare profilazione commerciale. Quindi noi cominciamo a introdurre un elemento di chiarezza fondamentale nella rete, che è un elemento di chiarezza che va nella logica dell'internet governance sostanzialmente. Perché separa nettamente il ruolo dell'identity provider, dal service provider ed eventualmente da un attribute, cioè comunque sì, da un attribute provider, cioè da un signore che può commercialmente fare delle operazioni ma non all'insaputa del cittadino, ma quindi con la consapevolezza del cittadino. Primo punto, ruoli chiari. Secondo, questo come vi diceva il ministro dovrebbe diventare anche, e vogliamo che diventi anche, proprio in questa logica di saldatura pubblico-privato, un elemento di anche piattaforma per l'e-commerce. Allora, se ricordate da DESI, quindi dagli indicatori europei, noi siamo l'ultimo paese per l'e-commerce. Allora, questa è un'infrastruttura che vogliamo che diventi un'infrastruttura per l'e-commerce. E pensate al fatto di quale può essere il grado di trust nella rete, il salto di trust che noi facciamo avendo un'identità immediatamente utilizzabile con un click, ma che è stata controllata ex ante. Pensate a tutta la sharing economy. Allora, noi oggi ci mettiamo in casa, in macchina, attraverso i vari. Un perfetto sconosciuto che si è identificato come Pippo,
mentre qui oggi avremo un livello di trust nella transazione che diventa completo, perché a monte abbiamo l'identificazione. Ecosistemi, ve ne ho parlato prima, però il vero motivo, il vero valore, la vera modalità con cui dare valore al cittadino è se riusciamo a disegnare servizi end-to-end. Per disegnare servizi end-to-end non dobbiamo fare una catena rigida, ma dobbiamo invece segmentarla nei punti di valore, come attraverso dei servizi che si parlino attraverso API. Ecco, questo nell'esperienza che limitata che abbiamo fatto e che io ho avuto la fortuna di fare anche lì nel progetto di Expon, il fatto di assumere gli ecosistemi crea anche nuove relazioni veramente tra amministrazioni pubblico e privato, perché si passa da una logica di cattura dei dati per puro scopo di adempimento burocratico, quindi la pubblica amministrazione dice di darmi questo perché mi serve per adempiere al form, eccetera. Invece no, mi dai questi, e mi dai questi dati, e me li dai buoni, e me li dai di qualità giusta, perché poi diventa un servizio di business anche. E allora si cambia completamente la relazione tra amministrazione pubblica e, diciamo così, stakeholder. E ultimo punto, che non è un punto, ma diciamo che è una conseguenza di tutto questo, ovviamente per farlo, come ricordava anche il Ministro, dobbiamo andare avanti nel percorso in cui abbiamo fatto significativi passi avanti, però dobbiamo andare avanti nel percorso di Open Data ed Open Services, perché sono alla base della costruzione di tutto questo modello che vi ho fatto vedere. Allora, io con questo direi che concludo e cedo, credo, la parola. Prima, se vuole dare un cenno a Paolo Barberis rispetto a quello che abbiamo detto, e poi a Stefano, perché dico, come diciamo, coautori della strategia, penso di aver sicuramente dimenticato qualcosa e magari quindi serve un cenno, e poi credo Tim può commentare. Grazie. Grazie Antonio. Hi Tim. Thank to be here. I speak in Italian, then maybe I will have an answer for a question for you about a few things. Dicevamo che Antonio ha narrato la strategia del mondo Italia Login, la strategia dell'Agenzia per l'Italia Digitale, così come abbiamo pensato di impostare la creazione del nuovo ecosistema per una strategia digitale appunto a prova di futuro, no? Che veda anche i cambiamenti tecnologici che sono in atto come una sfida, ma anche come un motivo per cui dobbiamo pensare le cose in un arco temporale che non solo ci permetta di fare in 24 mesi quello che siamo prefissati, ma anche che immagini un ecosistema sostenibile nel lungo periodo. Perché questo è lo scopo per cui un governo deve appunto lavorare a una trasformazione digitale di paese così imminente, con un'impennata tecnologica così forte in atto. Quindi Italia Login è una delle quattro parti in cui il governo ha pensato di dividere, appunto per dare proprio dei pilastri di riferimento all'interno di tutte le iniziative che stiamo facendo, perché spesso e volentieri nel passato si sono verificate delle incoerenze di attuazione che hanno portato a una dispersione non solo con una scarsa usabilità dei servizi attuali, ma anche e proprio con un utilizzo del denaro non particolarmente efficiente. Per questo che stiamo rispondendo su questi quattro fronti. Il primo è Italia Login, appunto, che è la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione, ottimamente illustrata appunto da e ottimamente eseguita e portata avanti da Acid e da Antonio. La seconda parte fondamentale, che è un po' l'abilitatore di tutto, è l'innovazione dell'innovazione, la banda larga, la banda ultralarga, la prospettiva di portare appunto al 2020 il paese con il network di nuova generazione, con tutta l'ampiezza di banda necessaria per fare appunto una strategia a prova di futuro. E a questo abbiamo unito anche tutta la strategia sull'efficientamento dei data center, che troppo spesso è stato, come dire, un lavoro un po' disunito, che invece deve... Pensate al cloud, pensate alle layer di virtualizzazione, pensate alle nuove modalità di erogazione dei servizi con i container, i dock, cioè effettivamente tutto è cambiato, bisogna ripensare anche la fisicità delle macchine e il livello di qualità dei nostri data center. Il punto 3 è un punto importante perché permette di far funzionare queste due parti che sono la domanda e l'offerta, quindi come la cultura digitale deve in realtà, come dire, essere ampia e critica, come l'utilizzo ad esempio delle applicazioni del web non sia solo una cosa superficiale di intrattenimento, ma diventi proprio strutturale, no? A dare un'azione
qualità della vita ai cittadini e una maggiore, diciamo, forza di trasformazione nelle nostre imprese. Il punto 4 è un po' il motore, no? Il punto 4 è l'economia digitale, come dobbiamo fare in modo di portare avanti con grande forza lo sviluppo a partire dalle start-up, a partire dalle PMI innovative, a vedere come la trasformazione digitale delle imprese all'interno della strategia dell'industria 4.0 viene messa in atto. E questo lo vorremmo fare in pochi giorni, in pochi mesi, all'interno di un unico digital act che stiamo, appunto, su cui stiamo lavorando e che stiamo preparando. Questo è, diciamo, un po' il riassunto dei quattro pilastri. Now I switch to English just to ask to Sir Tim Berners-Lee a few questions about two things. One is that we are thinking about, we are planning a digital ecosystem that is based on apps, but apps are subjected to a few filters, like the App Store. You have to be validated not to go to the App Store. There's not a direct interaction between the developer and the citizen. So we are thinking about web app, HTML app, not native apps. What's your point of view about this? And the second one is, what do you think about blockchain? And what do you think about the validation of blockchain for service, government services? So what do you think about Bitcoin as a payment system, but also what do you think about blockchain as an enabler of self-service government service? Thank you, Tim. Okay, grazie. Thank you, Tim. I'll switch to English later. Intanto grazie a tutti di essere qui. Penso che sia un momento importante. Non è la fine di un percorso, no? È un passo di un percorso che è iniziato tanto tempo fa. No? Noi ci inseriamo in una realtà che comunque è in evoluzione. È stata citata molte volte SPID, una cosa alla quale io sono particolarmente vicino, è una cosa che il collega Coppola mi ha cominciato a lavorarci a partire dall'inizio del 2013. Per uno come me che viene dal mondo privato, arrivare nel mondo pubblico e vedere quanto impegno, quanta fatica bisogna profondere, quanti tempi sono e come i tempi sono lunghi, per fare una norma ci si mettono degli anni. Quindi una cosa che mi sento di dire in prima battuta è che risultati a brevissimo ci possono essere, ci sono, però i risultati che ci sono a breve sono costruiti sulle spalle di chi è venuto prima di noi, no? Quindi devo sicuramente ringraziare Francesco per il lavoro che ha fatto prima del nostro turno, perché ha impostato delle cose, delle priorità che poi sono abbiamo proseguito, abbiamo integrato, abbiamo preso dal modo di lavoro. SPID è un elemento fondamentale perché consente, abilita la decentralizzazione, abilita l'efficienza. È una cosa che tra l'altro abbiamo ripreso all'interno anche dell'Internet Bill of Rights che abbiamo approvato e che il governo ha fatto suo alla Camera dei Deputati con una risoluzione che abbiamo approvato. È la prima, se vogliamo, delle grandi infrastrutture immateriali di cui parlava prima Antonio. Il tema, l'idea, il fuoco, se vogliamo, della strategia che abbiamo disegnato e che abbiamo approvato unanimemente al Comitato di Indirizzo è basato proprio sul fatto di avere infrastrutture immateriali organizzate in modi diversi a seconda della loro natura e una centralità di un modello basato su quello che si chiamava la cooperazione applicativa, cioè l'API, però la combinazione di questa cosa, e quindi la cooperazione applicativa di nuovo, se vogliamo, è un concetto che stiamo recuperando dal lavoro fatto da Sandro Snaghi, insomma, che oggi non c'è, avevo visto c'è Alfonso, e unito al concetto delle infrastrutture immateriali, trasversali, e questo è il modo di fare le applicazioni quando in rete. Un altro passo, se vogliamo, un altro punto qualificante che vogliamo sottolineare è il fatto che di queste API che andremo ad avere per i sistemi della pubblica amministrazione sarà costituito un registro presso l'Agenzia dell'Italia Digitale, in modo tale che i privati
come ha ricordato prima Antonio, che accedono al sistema pubblico di connettività per realizzare servizi nuovi, non sappiamo che cosa. La pubblica amministrazione deve mettere a disposizione i dati, la qualità della messa a disposizione dei dati può essere diversa. Una qualità elevata sono se i dati sono resi in formato link data, se sono esposti tramite dei servizi ben documentati ed accessibili. Noi cerchiamo di costruire, di rendere la pubblica amministrazione in questo modo un terreno perché anche i privati possano costruire. E credo che queste siano due cose molto qualificanti, API con registro presso Agid e l'accesso dei privati per la realizzazione dei servizi. È un unico framework per la realizzazione dei servizi dell'APA, con l'idea di avere un'interfaccia utente con un elevato grado di usabilità, una semplificazione, un'integrabilità, un'integrazione dei servizi, che è l'idea di Italia Login di Paolo, e con una decentralizzazione della loro realizzazione. Noi crediamo molto nel fatto che i servizi debbano essere realizzati, cioè noi dobbiamo empower le persone a sviluppare servizi, quindi decentralizzare applicazioni basate sul web e decentralizzate, e su questo sono, credo, molto in linea con il lavoro, siamo molto in linea con il lavoro che sta proponendo team RMIT. Internet è un esempio di che questo è possibile, funziona il coordinamento centrale. Per fare questo abbiamo dovuto fare dobbiamo intervenire diversi livelli di normativi, a partire dalla riforma della Costituzione, l'articolo 117,r, che tutti voi conoscete, e che adesso nella riforma che speriamo passi, certamente passerà, scusate la battuta, non sono un politico, lo dico, certamente arriverà in fondo, avremo la possibilità di effettuare un coordinamento centrale di tutte queste, e questo è un passaggio importante. Poi la legge di stabilità, che stabilisce un incentivo alle amministrazioni pubbliche, cioè un incentivo alle amministrazioni pubbliche a realizzare le proprie applicazioni in modo conforme a quello che sarà il piano triennale, il piano triennale e la riforma del CAD di prossima approvazione, che dovrebbe chiudere il cerchio degli ingredienti da mettere a disposizione. Da qui in poi bisogna cominciare a cucinare e tutti noi siamo i cuochi che dobbiamo partecipare a questa cucina e cercare di cucinare tanti servizi per i cittadini italiani. Grazie. Bene, grazie Stefano Quintarelli. E naturalmente quando citava Francesco, era tra l'altro il mio predecessore nel ruolo di Giro Sempre, Francesco Caglio, che è in prima fila, che interverrà subito dopo. Adesso la parola a Tim Berners-Lee, è arrivato a Roma un paio di giorni fa, quando abbiamo cominciato l'intervista, ha detto chiudi il registratore, cominci il contrario. Ti faccio una domanda. Come va? The question, sorry. Te la faccio fare dopo però. Okay. Dopo c'è il momento delle domande. Vorrei sapere come vanno le cose in Italia, perché nel Web Index che lui pubblica ogni anno, l'Italia è al 57° posto. Noi, devo dire, quanto al ranking in cui nel digitale siamo indietro, sono infiniti da qualunque parte la si veda. Speriamo, devo dire, in una rimonta. Credo che in questi due giorni abbia avuto l'occasione di vedere le cose che tutti insieme stiamo provando a fare. Ha detto bene Stefano, in questo momento ci siamo noi su questa parte del tavolo, altre volte ci sono stati altri, l'importante è una partita che possiamo giocare e vincere tutti insieme. La parola a Sir Tim Berners-Lee. Thank you. Well, a lot has been said, and a lot more will be said, I'm sure. And so I'm torn between diving into details and giving an overview. Let me start off, I suppose, by just a framework that I suppose to put all this in, that there are three types of infrastructure that you need. We talk about the need for internet infrastructure. In a way, yes, you need the internet physical infrastructure. But you need to have the philosophical infrastructure of the principles. So things like the internet rights. So congratulations on the Bill of Internet Rights. That's a really important step. I think it's great, shows great leadership by Italy in the world. I think it's a really important thing to continue to drive through, because that sort of thing is necessary for all to simplify and shorten all the future arguments which will be had
and as a basis for all the future laws and future regulations, which will happen. It will make it much simpler, and also it will make them more compatible with other countries. So if you have a good set of internet rights, there are lots of good reasons for it. So internet rights are part of the philosophical infrastructure, if you like. They're the groundwork. They're more infrastructural in some sense than something physical, and they have to be there. The Freedom of Information Act, I put in this category. It's a basic principle. It doesn't talk about the particular technology, but it just is a principle which is the basis of open government, not just about open data. I've grown up and lived in the US and the UK, and both the Freedom of Information Acts in both countries are really important. Their attitudes philosophically to it are very different. The UK people tend to trust their government by default. In the US, people tend to distrust their government by default. In both cases, one has a constitution, the other doesn't have a constitution. In both cases, the Freedom of Information Act is a really core piece about the deal between government and the people. And the deal between the government and the people is a really important thing to talk about it. It's part of the philosophical infrastructure that you need along with the FOIA, and talk about privacy and security, and of course one of my favorites, net neutrality. So we need to get those basic principles down. Yeah, you need physical infrastructure, of course. You need to, in Italy particularly, you've got this big challenge of getting the rural internet connected, getting the poor sector of the community online. In a way, it's a big challenge because it's expensive. It's expensive to put mobile towers out there in places where there are only a few people. It's expensive to get fiber all the way there. Hopefully, with industry investment and national and European combination of funding, you'll be able to do it and be able to do it rapidly. This is the sort of thing where the sooner you can do it, the better. In a way, because you get the return on investment isn't just in the revenue from the telephone sale, from the sales of connectivity. It's the return on investment when you get a poor part of the community online is economic. And it's also, of course, remember that we've had a lot of discussion about all the facilities of e-government which are being introduced, which make government more efficient. Every time you introduce something like an electronic ID card, you introduce something which makes online shopping more efficient. Every time you make it easier to pay for the tax on your car or your house or your income more easily online, you are making the thing more powerful, and you're increasing the gap between the people who are connected and the people who are not connected. So that gap, you're making the digital, a lot of what you're doing, every inch is making the digital divide, every centimeter is a little bit bigger. So in a way, that's why it's crucial to get people online in rural areas, to bridge that digital divide, to get people up to speed, have access, but also be up to speed in the sense of having good connectivity and good reliability, especially if they're a business. You want good, reliable, high-speed networking, but also up to speed cognitively, in the sense that they understand how to use it, they understand what the possibilities are, they understand how to be a startup, and then one of the things I would like to see is that in a few years, is looking back, realizing that Italy is starting to really pick up economically, and a lot of that is because the South has become connected, and the South is becoming an economic engine. Italy is such an exciting place. By the way, I want to say that it's also it's great to be here and just among this, in this, the spirit of this meeting, because I've got to say that, when I've been here back in the past, it was, in a way,
very different. There was not the talk of the digital agenda. There were a few lone, lone people who got it and have been pushing it for years. But the but the momentum now that you have the a prime minister who gets it and who's putting the digital agenda up there at the front and who sees that as one of the important parts of the economic agenda, I think is a tremendous change, tremendously valuable. So it's wonderful to see. So there's different axes of the infrastructure. There's a philosophical infrastructure, there's a physical infrastructure, and then there is the cultural infrastructure. What is it that the management people, the management consultants in the States say that culture eats strategy for breakfast? In other words, you can think of as much strategy as you like. You can have beautiful strategy, but if your culture is wrong, you're toast. One of the big changes you've got to change here about strategy. You've got to change here about putting in, about making serious investments. But you're looking for a cultural change. You're looking for a cultural change in government about openness. In the UK, we call it open by default. The idea is that if I've got government data, then I should store it in on data which on somewhere which is accessible to the public by default. It gets the standard government open data license by default. If I can argue about it, if I want to make it closed or if I want to use a different license, but it's so much easier to make it open by default, and it's just an attitude. And in some cases, I know in everywhere in the whole world where anybody works for a government and they have a database which is the stuff of their day-to-day work, which is the thing that where they have data that people come to them for, to ask them for, then they feel that access to the, it's classic to feel the access to that data is your special power, and it's going to be your special ticket to your retirement. And just changing that attitude, changing it to make it to say, no, actually, the new attitude is we don't govern the people. Government is something that is done collaboratively by the government, by folks in government and folks out there on the street, in the city square, people on their own internet. It's a collaborative job. I realize if I put my data out there, it's my job to maintain this data. I realize if I put it out there, there will be thousands of people who find holes in it. And if I can be just go through the mental process of not being defensive about the holes in my data and realizing that they will actually help, then suddenly I have all thousands of new workers helping me. That switch, if I put my data out there, the public will help me make it better because they will be on my side. And they won't criticize me. They will criticize the data, yeah, but they won't criticize me. They will be working with me. They will appreciate me. And we'll have workshops. We'll bring them all into the government, and we'll discuss how to go forwards. And they will be looking at everything from my point of view. And they will understand my problems better. And so they will be able to help me with that. It's a massive cultural shift. So the cultural, if you like, the cultural infrastructure is the third bit. I think one of the things, if you're going to change culture, one of the ways to do it is to have a big, is to celebrate a lot of changes at once. So you're going through a lot of changes at once. So I think one of the important things is to pick up, and so in the messaging in the press also is not just we're implementing these systems. Well, this is part of making a new Italy. This is an Italy in which everybody collaborates about how to run the country. This is an Italy in which anybody in what, no matter what rural part of the country can learn about computing, can start a startup which will be active and make money in the international arena, in which everybody is part of this open world. So this is an Italy, maybe, in which I feel so part of it. That I'm going to use some of the software I'm going to use to pay my taxes. So I'm going to automate this by paying my taxes. I'm just going to, whereas before I spent a lot of my life just figuring out how to forget about my taxes. Maybe in the future I will. Because now I realize what they're spending this money on.
So actually, I feel a bit proud of my taxes. I feel that they're a useful contribution to my nation. So for the axes and for change, I could. It's been interesting to see what's happening in Italy and compare it with what's things that have been happening in the UK. I think things you could look to for the UK which have gone well have been the Open Data Institute, for example. Proud of that. That's a really cool place. If you're in London and you get a chance, do go visit. Gavin Starks, who runs it, has got a lot of great energy. They not only help government, they help with supply and demand in the Open Data Institute. So in other words, they both explain to government people how to put the data on the web, and also they explain to startups how to use that open data to produce new, how to produce new businesses. One of the things that the UK has never liked is ID cards. The UK person, typical British person in the street hates the idea of an ID card. It's traditional. They feel like they don't want to have to carry an ID. That's just that's how it is. So any ID system, so in fact, if there's an electronic ID system, it'll be very federated. It'll probably be run by different industries and so on. In a way, so you may leapfrog. So you may find, in fact, that Italian governments becomes much more efficient because you do get a well-deployed electronic ID system before the UK does. How about that? I won't go more into great details about what's happened in the UK and the US. I have been asked some specific questions, very specific, by the gentleman on my left. One of them was about HTML5 and apps. Yes. So my the attitude of the web community is that when you make you've got a choice between making a native app or something that runs on an iPhone and has to go through the Apple Store, or you can make a web app. Web apps are becoming more and more powerful. They are open. You don't have to put them through. You don't have to get them okayed by Apple. The facilities, when you're designing an app, you need access to the camera. You need access. You need to be able to do videos. You need sensors. But all the APIs within the phone, all those APIs are becoming available to more to web apps. So a web app can be as powerful. There's an art to making it as fast. There's some great articles, blogs out there by people who've done it. The Financial Times was a great example. One part of the World Wide Web Consortium, which is this international organization of people who are advancing the technology. We have a technical architecture group, where a lot of the people spent a lot of time looking at all the issues, which are the things that we need to do to completely make the web app run as well. And there are a huge number of ways in which becoming very powerful. So I'd say, yeah, use the web app. In fact, the guy who did it for the Financial Times, I think he's now joining the technical architecture group, so his writings will become more visible, and you'll be able to email him about those things. Do discuss it with the community. So yeah, web apps in general are a good idea whenever you can do that. Blockchain, I'm not going to go into blockchain in a huge detail. I'm not a blockchain expert on the technology. I would say that some things, though, seem to be clear. One thing is that as a method of just transferring money quickly, then, for example, for people working in the cities in America, transferring money back to their home communities in Haiti, in El Salvador, and when people are getting back money into the third world, they are at the moment getting ripped off. Their parents pay huge fees on this hard-earned minimum wage money, which is trying to pay for huge families back home where they came from. So Bitcoin is a way of really efficiently transferring money. Is a great idea.
in a way, hopefully have a market influence bringing down the cost of, but on the other hand, Bitcoin as a perfect way of money laundering is a massive issue. There's, you know, in this country about money laundering. Yeah, I don't know where one of the nasty things out there on the web is called CryptoLocker. CryptoLocker is as an attack. You one day you've got your computer, you turn it on, it says, "Hey, I've encrypted all your data, and I've encrypted your backup disk, and all you have to do is to send me Bitcoin. Log on anonymously using Tor, find out and get." Turn some euros into Bitcoin, send the Bitcoin to me, and I will unlock your machine. So it's extortion. It's blatant, outright extortion of normal people. People I know, more than one person I know, has had this problem. They do extortion on nonprofits. So it's really, it's very nasty, it's very open, it's ridiculous, unfortunately, that this sort of thing can happen in a wide open. And unfortunately, and so in fact, though Bitcoin is nice as a way of transferring money to allow people to allow arbitrary people to use Bitcoin, I think in a way the Chinese are not crazy when they have basically turned it off and said, no, in a way, you want to put Bitcoin in your bank account, then you've got to have a system which allows us to understand where it's come from. Bitcoin as investment. Do you remember the dot-com bubbles? The craziest thing about the dot-com bubble is people invested in companies just because people were investing in companies. They only invested in them because other people said that they would be really, really, because they thought that other people would be buying them in the future. So the idea of a bubble, of an unstable market, is that people only invest because of what something will be. They think there's no real value to it. Well, actually, I say don't invest in Bitcoin, because Bitcoin is all bubble. It is completely speculative. There is no there. What you will get back, why should somebody value Bitcoin at a certain number of euros? No reason at all. Zero. So if you want to increase risk in your life, invest in, instead of gambling, you can invest in Bitcoin. But it's only risk. I think I call through the questions. No, I think we should discuss. Okay. Allora, grazie a Tim Berners-Lee, ha detto che non era esperto di Bitcoin, mi pare che poi ne abbia dette di cose sufficientemente importanti su cui discutere. Credo che tra l'altro abbia già risposto implicitamente anche alla domanda del Ministro sulle buone pratiche, la cosa da fare, quindi non ci torniamo. Siamo debitori di una domanda con Stefano Quintarelli, che poi gli chiederemo di fare quando avremo la sessione domande e risposte, ma assolutamente sì. L'intervento, abbiamo parlato prima, di Francesco Caio. Se hai una domanda o un intervento, prego Francesco. Sì, buongiorno Ministro, e grazie per l'invito. Tre punti rapidi che volevo condividere. Dopo maybe we'll have an opportunity to exchange views with the team. Il primo è che ogni tanto abbiamo una vocazione a essere gregari, noi italiani, che ci penalizza. Noi qui dobbiamo imparare a celebrare le cose che sappiamo fare, senza montarci la testa. Io penso che quello che il governo ha fatto, l'Agida ha fatto, la comunità rappresentata qui ha fatto, sia un gran passo in avanti, perché in un paese di individualisti ci si riesce finalmente a mettere d'accordo sugli standard, che fra le infrastrutture descritte oggi è forse quella portante per sbloccare una serie di punti critici del paese. Quindi io penso che si debba, ripeto, senza montarsi la testa, darsi un obiettivo magari di andare noi a Westminster to explain how you do digital identity. I can't see why we shouldn't. And maybe the Brits will carry some form of digital identity. You never know, things change, right, over time. They might even get a constitution without reading. But... Quindi il primo punto è questo. E penso che ci voglia anche una continuità di comunicazione da parte del governo e da parte dell'Agid, perché state facendo una cosa, secondo me, molto, molto, molto importante. Secondo,
Parlo come Poste, noi abbiamo fatto come Poste del processo di digitalizzazione del paese il punto centrale del nostro business plan, ma non perché siamo nel charity business, perché pensiamo che per il profilo industriale che l'azienda ha può giocare un ruolo economico nel accorciare un oggettivo digital divide che la digitalizzazione, se lasciata lavorare da sola, secondo noi aumenta e non diminuisce. Because when Tim talks about people who have access getting increasingly more powerful, people not having access, what we're trying to do is to bridge the gap by having the vision of playing the role of an engine of inclusive development in digitization, ovviamente nelle cose che sappiamo fare. We do payments, e-commerce and savings. How can we use the national platform we have as post office to bridge through the trust that people have in us the migration to a wider adoption of digital processes? E su questo noi siamo molto impegnati, siamo contenti di essere nel dialogo sperimentale con INPS, con Telecom Italia, con Agit e con il Ministero, perché l'adozione attraverso il primo processo, diciamo, di informativa INPS sulla posizione pensionistica penso sia un elemento molto concreto di utilizzo di SPID per farlo calare nella realtà, come diceva prima il Ministro, dei diritti di cittadinanza nell'economia digitale. Terzo, ed è il punto su cui io parlo un po' come imprenditore da una parte, ma anche cittadino, è quello che Sir Tim was referring to as a philosophical culture change. Cioè, è ovvio che tutte le cose che stanno capitando per i punti 1 e 2 pongono delle sfide in termini di competenze e skill profile anche nella pubblica amministrazione. Noi, secondo me, dobbiamo collettivamente incoraggiarci, perché siccome queste cose stanno funzionando, c'è una gigantesca overcapacity in the system. Allora, come possiamo collectively pensare a questa come un'opportunità di creazione di valore aggiunto e non di ristrutturazioni? Io non ho la risposta, ma lascio solo due spunti and one question to Satem. Siccome queste cose funzionano, noi stiamo iniziando a produrre una miniera naturale di dati. Allora, dobbiamo, penso, porci il tema di quali sono le iniziative formative, industriali, di investimento, che rendono questa materia prima generatrice di GDP. Perché obiettivamente siamo un paese povero di materie prime, ma ricchissimo di dati, se li utilizziamo in questi standard. Allora, la gestione e la migrazione verso una pubblica amministrazione che avrà meno persone, molte meno persone, deve essere fatta nell'auspicio e nell'impegno che quelle meno persone trovino poi occupazione in altre zone, in altre aree, e tutta the data economy, I don't know if you have opportunities, examples, suggestions of where the country should look at or the things we should be doing as a country to make sure that the data we generate become, in the spirit you were saying, raw material for a new economy. Because that is the opportunity we can't afford to miss and the risk we have ahead of us if we don't do it correctly, because these things can turn a bit nasty in terms of employment in public administration. Grazie. Grazie Francesco Caio, abbiamo una serie di interventi prenotati, se siamo rapidi magari riusciamo anche a fare interventi con quelli che non li hanno invece prenotati. Marco Patuano, mi sei delegato di Tim da Roma. Sì, anche da qui se vuoi. C'è un gelato? C'è un gelato, al volo, così non ti devi dove salire. Prego. Grazie mille. Giusto una coincidenza che ci chiamiamo Tim, ma una prima grande soddisfazione, parlavo prima con Francesco, si è iniziato a parlare di mancanza di connettività dopo 40 minuti di dibattito, devo dire che un minimo mi dà sollievo rispetto non tanto al fatto che ve ne siate dimenticati, perché non so, quanto il fatto che qualcosa si stia muovendo. Allora, la traduzione non della tua voce, se tu vai da lì la traduzione è attiva e vieni da qua per forza. L'ho scoperto adesso. No,
Giusto? Perfetto. Quindi per le domande, anzi poi se viene Danilo Cattaneo si prenota perché il progetto si siamo più rapidi. Subito dopo Marco Patuano. Vai Marco. Ok. Allora, il primo tema, dal mio punto di vista, è un tema di trade-off. Noi stiamo parlando di big data e big data chiamano immediatamente un trade-off tra security e privacy. Ne parlavamo questa mattina. Beh, il tema di security privacy dobbiamo capire fino a quanto è un problema tecnologico o quanto un problema di governance. Perché se arriviamo alla conclusione che in parte, e fatemi dire probabilmente in parte risolvibile, un problema tecnologico, allora dobbiamo capire chi si fa carico della governance. Perché la governance del tema dei big data ci porta immediatamente a discutere in modo consapevole di due grandi temi. Primo, che la responsabilità della governance è un tema politico, non è un tema tecnologico, quindi il tema deve passare nelle mani di un tema politico. Il secondo, che è un tema politico cross border, perché nel momento in cui noi parliamo di una regolamentazione italiana e poi ci muoviamo su una regolamentazione europea e poi ci muoviamo su una regolamentazione mondiale, e beh, iniziamo ad avere un tema, un temino politico piuttosto importante che si traduce molto rapidamente in un tema di business. Quindi questa è la prima osservazione. La seconda osservazione è una provocazione in cui, essendo parte interessata, il voler superare a destra, faccio un disclaimer, sono parte interessata. Allora, mi chiedo se una digital identity, che abbiamo capito tutti essere un mattone fondamentale della cultura digitale, dell'ecosistema digitale, può essere adottata su base volontaria. E questo è di nuovo un grande punto, e ve lo faccio essendo parte interessata in positivo e in negativo. Io credo che ciascuno di noi possa accettare di essere un consumatore non digitale. Difficilmente qualcuno di noi accetterebbe di essere un non cittadino. Se determinate cose si possono fare solo in maniera digitale, è fine della discussione. E vi dico anche l'effetto, il downside effect per me, nel senso che a questo punto non è che quando si parla di digital divide qualcuno delle istituzioni, vedo Raffaele, viene a dirmi guarda che devi chiudere il digital divide. No, sono i cittadini che mi aspettano a casa, perché se non gli porto la banda ultralarga non sono cittadini, e quindi sono tagliati fuori dal paese, questi ti vengono a casa, ti pigliano, ti accoppano, per cui questo è un punto secondo me fondamentale. Due provocazioni. Il public big data non può essere una fonte di entrate fiscali per lo Stato? Se noi abbiamo un mondo di big data certificati, questo diventa un tema straordinariamente interessante, perché non è vero che questi big data devono essere tutti gratuiti, perché per avere un'anagrafe pubblica centrale si sostengono dei costi, per cui se io voglio avere accesso a dei dati certificati li pago, e non credo che io come soggetto economico sarei scandalizzato di dover pagare un dato pubblico certificato. Non mi sembra una cosa iniqua. L'ultima è una provocazione invece per chi si occupa di agenda digitale, ovvero quando sento parlare che l'Italia vuole fare 50 data center mi preoccupo, perché 50 data center mi ricorda molto, ho 20 regioni, devo fare un data center, un backup data center, 20 per 2, 40, 10 di scopa, 50, e quindi no. Credo che la tecnologia ci suggerirebbe delle soluzioni più coraggiose.
farne meno, farli su delle aree più grandi, fare dei campus, eccetera. Per cui il mio auspicio è che le risorse pubbliche si concentrino su soluzioni tecnologiche e non sui governatorati. Grazie. Grazie Marco Madonna. Sentivo Tim Berners-Lee fremere sulla questione di far pagare i dati pubblici certificati. Gli darei la parola immediatamente e poi Danilo Cattaneo. Yes, I think the economics of open data are that the overall benefit to the country is huge from having it completely free. Yes, of course, Tim, you are a big corporation in a way in general. When you get to pay, what you should do is pay for getting data from in general. Your modus operandi is to find valuable sources of data and to pay for it in most of the world. However, a lot of the value of government data is from school kids out there doing their homework. It is from people preparing lessons. It's from journalists who have got a crazy idea about comparing their village with another village in Ethiopia. They find that they can pull the data about their village and they can pull the data about the village in Ethiopia for free on the net without having to pay anything at all. In a way, there are lots of ways. So from the point of view of openness, free access to it is really, really important, that you don't have a class where you have to be a journalist working for a major corporation which can buy all the subscriptions to all the data feeds. You've got to be able to do it as a kid doing the homework at home. So yeah, I'd be happy for Telecom Italia, their mobile, to pay for it. Maybe what you could do is you could pay for it for everybody. You could sponsor it. But in general, also for openness, for kids doing their homework, it's important for it to be free. But also, when you use it in industry, the data gets used in a whole lot more ways when it's free, when it can be done. And interesting, you're building a plan about where you're going to deploy retail stores or something. You're building a model about a mathematical model about which towns, which streets, which street corners are going to be better for your coffee shop or something. And you'll pull in what data you can, and you'll pull in, and basically, if you have access to a lot of different public data sources about all kinds of things, if you've got public data about where the roads have got holes in them, where the roadworks are, where you've got data to the time about the time it takes traffic to get from one place to another. Now you might decide that you need to put your coffee shop where the traffic is really, really bad because people slow down and feel thirsty and need to get a coffee. All kinds of lots of little bits of data where you wouldn't bother. You'd use it. It gives value to the business. It makes running a business easier. It makes planning a business easier if you've got access to all that data, if it's part of the free, open, public infrastructure. And another interesting part of it, of course, the ironic part is, and one of the things you see looking at governments where it has gone, where the data has become completely open and public, without charge, because it's easier to get it, it turns out the people within the other government departments actually end up using the data. So they do their job better because they just go out to the free public portal, they pull in all kinds of stuff they never knew existed. They would have had to have gone through, within the UK government. The UK government automatically has a license to any, you have the right to get any other UK government data. All you have to do is to go through channels. Going through channels is going to take a month. You don't know even you didn't know originally what data was available. So it turns out that it also makes, to have it completely free and open is just a completely different world, even for people inside government itself. Direi che la risposta, non so se cosa risponderei all'idea di sponsorizzare i dati, ma si va benissimo, e la sentiremo dopo. Chiedo di prepararsi Tito Boeri, presidente di IMPS, che al prossimo intervento Danilo Cattaneo. Buongiorno a tutti. Vorrei condividere alcune considerazioni, alcune esperienze relative in particolare al progetto SPID, ma in generale all'agenda digitale italiana. Come abbiamo sentito da Antonio Samaritani, l'Italia in molte classifiche sull'utilizzo del digital è messa tra le ultime nazioni, chiamiamole, avanzate.
Vorrei verificare questo fatto, perché quelle sono sicuramente statistiche basate su dati oggettivi, sul perché. Perché stiamo facendo il progetto SPID, ci sta credendo molto Agid, che lo sta coordinando, ma anche noi aziende private, perché si crea molto valore e, se vogliamo, non è un'opportunità per il governo, ma è un obbligo per il governo creare valore. Ma quali sono i freni in Italia per cui siamo messi così male, per esempio sulle transazioni di e-commerce, come abbiamo sentito prima, ma non sulla diffusione magari dei telefonini che vediamo in sala, che hanno tanta potenza per fare qualsiasi cosa. È un problema di mix tra trust e usability, almeno questo è quello che ci dice la Commissione Europea, con cui collaboriamo spesso. Cioè anche la carta di credito, che è uguale in Italia come nel resto d'Europa e del mondo, in Italia viene usata di meno. Perché? Perché c'è poca trust. C'è trust come insieme di fiducia, affidabilità, sicurezza. Quindi dobbiamo sicuramente vincere questa barriera. Per contro, forse rispetto ai paesi anglosassoni, noi abbiamo anche tanti casi di eccellenza, perché proprio siccome in Italia c'è poca trust, alcuni sistemi in Italia, questo fa piacere dirlo perché abbiamo delle eccellenze, ma come si è detto prima, magari siamo molto bravi a dire quello che facciamo male, vincono premi internazionali, sono copiati all'estero, vengono richiesti all'estero, senza fare nomi, ma possiamo citare che il più famoso istituto di credito al consumo in Italia fa il 96% dei crediti paperless con una digital identity dal 2013, da prima che partisse SPID. 96% è tantissimo, è praticamente tutto paperless. Le prime tre banche online italiane hanno un sistema che ha vinto moltissimi premi e a Bruxelles viene indicato come esempio, e questo è indisponibile da un anno e mezzo. Sono tutte forme di identità digitale. Ma allora perché SPID? Perché SPID riesce a spingere uno standard, utile per tutti i cittadini, sia per i servizi pubblici che per i servizi privati. E perché uno standard aiuta tanto? Beh, una cosa che è anche poco nota, l'innovazione che negli ultimi 100 anni ha creato più valore non è l'aviazione civile, non è la televisione o i telefonini, non è neanche il web, è il container. Quando è stato diffuso il container negli anni 20 del secolo scorso, la geografia del mondo della logistica era diverso. Il container, standardizzando il modo di spostare le merci, ha spostato i baricentri del mondo. È un qualcosa che nessuno sa, o chi sanno, chi studia, diciamo, quel tipo di strategie aziendali, ma la standardizzazione ha un effetto disruptive su molte cose. Questo è il motivo per cui ci sono tanti inerzi al cambiamento, perché nel dubbio la gente dice, beh, lavoriamo abbastanza bene così, perché cambiare? Beh, SPID è un'opportunità che funziona se ci sono, innanzitutto, un sistema paese che ci crede, perché ovviamente finora ha creato costi, continuerà a creare costi, perché come tutti i cambiamenti non arriva sostituendo l'esistente a costo zero, ma potrà creare molto valore. E come dicevamo prima, il Digital Single Market non è italiano. Insieme ad Agid siamo aggiudicatari di un bando europeo che si chiama CEF, Connecting European Facilities, per l'interoperabilità dei sistemi di digital identity italiani verso l'Europa e viceversa, che è ovviamente un'opportunità per esempio per le aziende italiane che esportano, ma ovviamente anche un threat, una possibile minaccia. L'obiettivo probabilmente di SPID non è però creare delle barriere protettive come è stato fatto in passato con il recepimento di alcune direttive europee. Siccome l'Europa spinge molto sul European market, dell'e-commerce ma in generale dei servizi digitali, l'obiettivo è, sembra che finora Agid l'ha accolto perfettamente, è di abbassare le barriere, di creare un reale mercato competitivo per tutti quelli che vorranno offrire servizi di varia natura. Si è parlato prima di open data basata sui dati pubblici. Diciamo, l'avere certezza dell'identità digitale di chi usufruisce di un servizio, di chi sta richiedendo un qualcosa, crea valore a tutto il sistema, dalla semplicità per il cittadino che lo richiede, ma sicuramente ai risparmi e ai minori rischi perché offre servizi, alla maggiore efficienza, quindi al minore costo in burocrazia in generale della macchina. Ci sta ancora da spingere e a livello governativo probabilmente da rifinire alcuni necessari dettagli tecnologici, ma di nuovo il problema non è solo tecnico, probabilmente il problema tecnico è il minore, e durante l'ultimo anno e mezzo, durante la sperimentazione che è stata fatta, sono stati fissati e testati ragionevoli standard basati su standard internazionali. Il problema più importante è vincere la diffidenza, far capire che il valore in realtà se ne crea tanto, se ne crea per tutto il sistema, dal cittadino alla pubblica amministrazione e quindi le aziende private, e continuare a spingere tutti insieme, tutti, diciamo, come si è detto prima, molti sono stakeholder in questa evoluzione del paese, ma l'importante è che nessuno si arrocchi su posizioni difensive. Prima si è discusso con IMSS e ci darà la sua visione.
IMSS ha una serie di servizi importantissimi per i cittadini, ma anche per le imprese italiane, ed è stata una delle prime aziende che dice: no, io credo in un'evoluzione che apra, passatemi il termine, la mia base di utenti verso l'esterno. Noi come azienda serviamo identità digitale di molte banche, per il momento le banche hanno un approccio diverso, no, i miei utenti sono i miei utenti, mi apro agli utenti degli altri, perché chiaramente c'è un approccio che protegge il proprio patrimonio, chiaramente sfida, abbassa le barriere da tutti i punti di vista, anche per il CERN, anche per switchare verso un altro fornitore di servizi competitor. Ma la competizione aiuta, molte aziende italiane stanno andando molto bene grazie a un'efficienza spinta dalla competizione, molte aziende italiane purtroppo non colgono questa opportunità. Grazie, signor Ministro. Grazie Catania. Allora, la parola a Tito Erisi, per Alfonso Getta, Alfonso Presidente del Parco, così poi tocca a te. Grazie per questa opportunità. Ma io credo che l'agenda digitale sia una grandissima opportunità per l'amministrazione pubblica italiana di ristabilire un rapporto diretto con i cittadini, anzi userei il termine utenti in senso lato. Tra l'altro uno degli aspetti importanti è proprio quello di avere un'utenza potenzialmente planetaria. E credo che forse una delle primissime cose nell'agenda digitale dobbiamo risolvere è quello di riuscire a dare un'identità a persone che non vivono stabilmente all'interno del nostro paese, ma che accedano ai servizi della nostra pubblicazione vivendo all'estero. Questa è una cosa che è uno dei primissimi problemi che noi dovremo affrontare. È importante questo perché questo rende in qualche modo le amministrazioni pubbliche più accountable, in qualche modo fa sì che ci sia maggiore anche disciplina nell'attività, cioè non c'è proprio che il contatto diretto con gli utenti per ridare e spingere le amministrazioni pubbliche ad un recupero di efficienza. Chiaro, è molto importante anche che in questo rapporto sia molto chiaro qual è la responsabilità delle amministrazioni e qual è invece la responsabilità del decisore politico e delle normative. Questo non è un problema di poco conto. Ecco, se vogliamo che questo diventi anche un veicolo di democratizzazione, deve essere chiarissimo il distinguo tra i due livelli. Un conto è quello che l'amministrazione può fare, un altro conto è quello che invece viene, le leggi impongono all'amministrazione di fare. Però è un passaggio sicuramente molto importante questo, ed è per questo che INPS vuole investire moltissimo nel progetto di SPID e vuole investire portando un patrimonio, come viene ricordato prima, importante, non solo di contatti, ne abbiamo circa 18 milioni di PIN, di persone che hanno acquisito un'identità digitale, che quindi si rapportano sistematicamente con noi e con i nostri servizi. Ne vogliamo gradualmente portare questo patrimonio all'interno del progetto SPID, perché è un progetto in cui noi crediamo e noi pensiamo che valorizzi anche questo sforzo che queste persone hanno avuto, hanno fatto per cercare di rapportarsi con noi, dando loro la possibilità di rapportarsi con l'insieme della pubblica amministrazione. La nostra esperienza ci insegna che l'acquisizione di questa identità, il fatto di rapportarsi, di sforzarsi, di superare anche le barriere che ci sono inizialmente, è legata alla fornitura di servizi. Chiaramente noi abbiamo avuto un incremento molto forte delle adesioni e dei nostri PIN a seguito di una serie di servizi che ne abbiamo fornito nel corso del tempo. Ormai quasi tutte le prestazioni a sostegno del reddito richiedono un'adesione, diciamo un'istruttoria telematica, e quindi questo ha spinto molte persone ad acquisire il PIN, ma abbiamo avuto anche altri progetti importanti come quello La mia pensione, il fatto di dare la possibilità di avere delle previsioni sulla propria pensione futura, di interagire, di poter vedere che cosa succede quando cambia qualcosa nello statuto di una persona, nella vita lavorativa. E quali saranno gli effetti di tutto questo sulla pensione futura. Questo è stato qualcosa che ha fatto aumentare grandemente il numero di persone che ha deciso di acquisire il PIN. E credo che uno spirito del genere dovrà essere alla guida anche del progetto SPID, cioè dare dei servizi fin da subito per mostrare alle persone qual è l'utilità di acquisire questa identità digitale e di rapportarsi con l'insieme poi della pubblica amministrazione. Un'ultima avvertenza però, credo che questo progetto non toglierà mai la necessità di avere un rapporto diretto che va anche al di là del digitale con le amministrazioni pubbliche. Questo non è soltanto una questione di digital divide, come è stato menzionato. Tra l'altro la digital divide, a mio giudizio, bisognerebbe pensare a digital divide non come qualcosa di binario, cioè non è un problema di persone che accedono o non accedono, non è, it's not a binary variable.
digital divide is a continuous variable in which one has different level of skills in the access to the information. Perché soprattutto con servizi sofisticati come quelli che si possono oggi, il problema è il livello di competenze che uno acquisisce, e su quello ci sono moltissimi passaggi da, quindi quello rimarrà sempre, noi, è un problema che noi ci dobbiamo porre. Tra l'altro molte delle persone che oggi hanno maggiore difficoltà ad acquisire degli servizi di un certo livello di sofisticazione sono quelli che hanno maggiormente bisogno di questi servizi. Pensiamo ancora all'esempio della mia pensione. E in generale al problema della tutela del risparmio, le persone che hanno maggiore bisogno oggi di avere un certo grado di coinvolgimento e di consapevolezza finanziaria sono quelle che hanno minore accesso, e quindi noi a queste persone dobbiamo, questo quindi mi permette anche di dire un'altra cosa perché se ne discute in questi giorni, per noi è fondamentale mandare a casa di queste persone l'informazione anche attraverso i soliti sistemi, attraverso le cosiddette buste arancioni. La mia pensione non può prescindere da questo livello di comunicazione, non potremo mai sostituire completamente con l'online il fatto di avere queste, perché noi dobbiamo raggiungere tutti. Quelli che oggi non sono digitalizzati sono quelli che hanno maggiormente bisogno di avere l'informazione che noi trasferiamo col progetto La mia pensione. Poi l'altra cosa da dire a questo riguardo è che c'è un problema anche di rapporto fiduciario che non può essere risolto attraverso l'accesso internet, che va di pari passo, non lo vediamo, quando noi diamo questa opportunità agli utenti poi vengono nelle nostre sedi, ed è giusto che sia così, perché inevitabilmente ci sono dei livelli di informazione che vengono forniti in un certo modo ed altri che vengono forniti, e questo livello fiduciario è qualcosa che non può prescindere dal rapporto anche fisico, dal contatto personale con le amministrazioni. Grazie. Bene, grazie. Allora adesso abbiamo ancora una ventina di minuti. Io immagino che potremmo far dire un'ultima parola di finale all'Antonio Sammaritani. Mi piacerebbe lasciare 5-6 minuti a Tim Berners-Lee per rispondere alle domande che ora arriveranno. Ce ne sono alcune prenotate. Vi chiedo nei prossimi interventi di essere più brevi e di stare sul punto di fare delle domande a Tim Berners-Lee sull'oggetto dell'incontro di oggi. La prima prenotata è quella di Alfonso Fuggetti. Io mi vorrei permettermi di fare un commento, poiché diventa di fatto poi anche una domanda di conferma a Tim Berners-Lee, riallacciandomi a quello che diceva Antonio Sammaritani. Perché Antonio ha toccato implicitamente un tema importante, che è quello della strategia complessiva di sviluppo dell'e-government e dei servizi digitali nel sistema paese e di riflesso nel sistema Italia. Quando noi parliamo di innovazione, spesso ci facciamo affascinare da ciò che vediamo, le app, i devices, ma se pensiamo a quello che ha fatto Tim Berners-Lee, dovremmo ripensarci e ricrederci. Noi non lo ricordiamo perché ha inventato il web browser, non lo ricordiamo perché ha inventato una cosa che oggi fa funzionare il web, che si chiama HTTP, cioè il protocollo. Poi di browser ce ne sono tanti, ma è quella la sua principale innovazione. Disruptive ha cambiato il modo attraverso il quale le informazioni distribuite venivano messe a disposizione in primo luogo di chi faceva le applicazioni. Tant'è vero che oggi abbiamo Firefox, abbiamo Safari, abbiamo Edge, Internet Explorer, tutto quello che vogliamo usare, più servizi che sono stati costruiti su questi. Che cosa voglio dire? Che noi abbiamo i problemi che abbiamo la pubblica amministrazione, che sono legati spesso al fatto che abbiamo silos, applicazioni separate, che non si parlano. Io quando sento parlare di nuovi servizi ho sempre un minimo di tremore, perché molte volte i servizi che abbiamo sono la digitalizzazione del vecchio, che esiste in quanto le amministrazioni chiedevano ai cittadini informazioni che poi dovevano portare loro a mano da un'amministrazione all'altra. Ora, i problemi che abbiamo derivano il più delle volte perché le amministrazioni non si parlano tra di loro, non si scambiano informazioni, non interagiscono, duplicano i dati. C'è un problema di ripensare i processi e insieme ai processi i dati e i sistemi informativi che li sostengono. È un problema quindi di innovazione dei back-end. Era quello che c'era scritto nel piano di azione di Osnaghi nel 2000 ed è quello che Antonio ha detto di fatto quando ha parlato oggi di cosa vuol dire creare l'API economy, creare dei sistemi di interoperabilità moderni tra le amministrazioni. Io ritengo che sia molto più importante per il pubblico lavorare sul front dei back-end, e poi il front-end lo farà in parte il pubblico, in parte il privato, l'iniziativa dei giovani, l'iniziativa delle imprese, e questo è un cambio di paradigma, perché non è così che si è fatto negli ultimi 10-15 anni, per volere o per inerzia, ma si è fatto in un altro modo.
Allora credo che ci sia un paradigm shift che è assolutamente necessario, e non so se questo è anche il parere, spero che sia il parere di Tim Berners-Lee. Noi dobbiamo fare in modo che le amministrazioni diventano efficienti ed efficaci al loro interno e che si aprano al mercato per far sì che ci sia uno sviluppo in parallelo, efficiente ed efficace, di soluzioni innovative che poi vengano offerte ai cittadini. E questo ha vari vantaggi. Il primo, che facciamo funzionare meglio le amministrazioni, perché questo è il nostro obiettivo. Speed deve servire a far funzionare meglio l'applicazione delle amministrazioni, perché se semplicemente per dire abbiamo identità digitale non ci serve a niente. Cioè, quello che ci serve è che le amministrazioni funzionino meglio e che rispondano meglio ai bisogni dei cittadini. Perché questo è the ultimate goal, come si usa dire in inglese. Secondo, inneschiamo una benefica interazione tra pubblico e privato. Sono le imprese che poi devono fare lavorare nel mondo digitale, mica è compito dell'amministrazione. Terzo, acceleriamo i processi, perché i processi sono più veloci e sono in parallelo. Creiamo standard, tutti possono lavorare in parallelo. Quarto luogo, ricordo quello che diceva Francesco Caio, con cui stiamo lavorando su questi temi con le sue persone, alla fine questo è il modo per controllare i costi, per capire che succede nella macchina operativa dello Stato, per mettere in mano a quella che è la spending review vera, cioè facendo queste operazioni allora sì che abbiamo i dati e le informazioni che ci permettono di controllare meglio il sistema. Ora io penso che questo sia il paradigm shift essenziale, cioè passare da una focalizzazione su ciò che vediamo, che è bello, che cattura, a ciò che invece serve per far funzionare meglio la macchina dello Stato e far interagire meglio la macchina dello Stato con il pubblico da un lato e poi gli operatori del settore che devono servire i cittadini e tutti noi che lavoriamo in questo paese. Grazie. Grazie Alfonso. Ci sono due domande ancora sempre prenotate. Intanto vi segnalo che per la prima volta l'hashtag Agi è entrato tra i trending topic in Italia ed è il primo dei trending topic in Italia in questo momento, tra l'altro davanti a Caputo Dimettiti, che è il caso di Quarto, e i 40 anni di Repubblica. Quindi credo che Paragite è un bel debutto su Twitter come primo trending topic italiano in questo momento, ovviamente è frutto di quello che state facendo. E spero rapidissimo, anche un amico mi posso permettere di chiederlo, Gigi Cogo, Regione Veneto, dove sei Gigi? Al volo. In inglese sì. Yes, not only with the father of the web, but also with the father of the web of data. Ah, no, vabbè. Italiano così. In italiano non te lo prendi. Qua. Allora, dicevo, sapendo che non è solo il papà del web, ma anche del web dei dati, la domanda è molto semplice. C'è un gran numero di dati pubblicati fino al web. Però il loro riuso da parte delle aziende di IT, quindi di informatica, diciamo sostanzialmente, ancora non ha un buon modello di business. Il problema qual è? Solo la scarsa qualità dei dati o qualcos'altro? E alcune buone pratiche che lui ci possa suggerire per dare valore ai dati. Grazie. Bene, al volo anche Andrea Zanni di Wikimedia. Andrea, al volo. Sei rapidissimo, dottor. Potrebbe esserci Ernesto Belisario. Ernesto, vuoi venire già al volo qua? Preparati. Sì. Monday was the anniversary of Aaron Swartz's death, and tomorrow is the 15th anniversary of the birthday of Wikipedia. What are your fears and hopes for the free web? Thank you. Okay, very on the point. And Ernesto, dove sei? Al volo anche te, e poi se non c'è un'altra domanda direi che possiamo passare alle ultime risposte. Antonio Samaritani. Sì, Ernesto Belisario. La domanda è veloce ed è divisa in due parti. La prima, Open Data. L'Italia nel corso dell'ultimo anno ha fatto dei passi in avanti, ha recuperato in base all'Open Data Index 8 posizioni. Al papà del web chiederei, per avere politiche di Open Data di impatto in termini di trasparenza e impatto in termini di crescita economica, quali sono i consigli? E poi mi piacerebbe capire perché un paese ha bisogno sia degli Open Data che del FOIA. Stefano Quintarelli aveva una domanda prima, lo vuoi fare? No, basta, ce n'è un'altra, ultima? Ultima, vieni. Una domanda più leggera per Tim. Quando hai scoperto la IIIW, avresti mai immaginato cosa sarebbe diventato Internet? Soprattutto
che dall'internet delle persone si sarebbe passati anche a internet le cose? E seconda cosa, un po' curiosa, cosa ti disse Carlo Rubbia quando gli parlassi del www? Carlo Rubbia ai tempi guidava il CERN, quando Timant, a 30 pochi anni da fisico, propose il World Wide Web. E non c'è nient'altro? Possiamo andare sulle risposte? Ultima, Michele D'Alena. Michele, un tweet praticamente. Vola qua. Si è parlato spesso di ecosistema. In un ecosistema c'è la parte pubblica, la parte privata e ci sono i cittadini, le comunità. Come possiamo aiutare i cittadini e le comunità a spingere la pubblica amministrazione a mantenere quello che abbiamo sentito oggi? Direi che siamo pronti per le risposte di Venezia e per le conclusioni di Antonio Samaritani. Tim, up to you. The floor is yours. We can start again in a couple of hours. All right. Well, we've got a good batch of questions, so yeah, okay, so I've just, the chair's given me 2 hours to answer, that's great. some of, to a certain extent, we can group them together. So, best practices for open data, that's obviously a big topic for all of itself. The Open Data Institute is, as I say, a good place to go. They realize that you have to stimulate both the supply and the demand. So there is generally a massive under capacity when it comes to people who understand about putting data online. And so even though it's quite simple in a way for if you're an IT person. So the Open Data Institute has got they have training courses. They've also had a lot of people come to them and talk to them about setting up Open Data Institute related organizations in their countries. And I'm not sure about whether there's anybody in Italy at the moment that is connected, but certainly one of the things to do is to go and talk to the CEO there and about maybe starting an ODI-like thing over here, which would then be part of a network. I'll finish off that one of the best practices, as lots of people have talked about the importance of standardization, and in a way one of the things that you can do with this to first order the reaction to this call to connect government and get everything working is a call to produce standards. So it is, if you're in the region, then you should produce information, data, which can be easily then mixed with data from other regions and data from the federal central authorities. I see that this is a very clear and important call to standardize. Be aware that standardization is expensive. It takes effort. And so, it turns out that if you now, at this point, try to take everybody who is interested in data in Italy and put them together to make one, to all standardize everything so that everybody will have a common language for talking about everything, it will be a wonderful project and it will never finish, not for 100 years. Because the more people you get together in a room to talk about these things, the longer they take. It goes about the square of the number of people. So the way it can, your groups have to be of the order of 10 people, probably with 3 people doing the work and 1 person sharing, 1 person editing. And so that means that when you have to pick the thing, you have to pick your battles that you will take on in standardization. So what does that mean? In a federal world, that means that your regions, some of the things your regions do, if you have regions up the north who have their own standards for tracking snow quality and ski runs, and it might be that they don't have to share that with everybody in the south. You say, okay,
all the stuff about skiing in the south will let you, you can report the basic tourism things. We do need your tourist centers. We do need your tourist revenue. We do need these things. We need to know where your telephones, where your telephone towers are located, because that's something, you know, that sort of data is easy to, for us to, and it needs to be, so these things we will standardize across Italy. So similarly, within the government, you'll find within different departments, it's easy to say, right, all the government departments will use the same standards, but then in fact, you have to pick your battles there too. So what things are, do you need to standardize across the entire government? And what things can you leave a department to do its own standardization? When you leave a department to do its own standardization, it has five people in the committee, they decide it over in a week, they're already using a particular standard, they might write it up, they might put it on the wall, they might make it so they will make their APIs available, but they will make their APIs themselves. And so if you know, if your department is about pensions, details of pensions, the standards of pensions can be defined locally. Don't make the mistake of trying to make a big federal thing which is going to define pensions across everywhere. Pick your battles. So the rule of picking your battles when making standards is important for the regions, it's important for the different fields, the different departments. And of course, you see it also as you standardize things at the national level, then there's Europe. And then you have to play, to what extent are you going to get involved? And you also have to pick your battles that you're going to take to Europe, or you're going to participate in Europe. The Europeans will be coming. They would love to have big standards group discussions so that you can get interoperability about Europe. And thank goodness, because we need, it's crazy to just look at a lot of this data just in Italian context. You really need to connect it to the rest of Europe. And ideally, those will end up being international standards so that your school kid who's doing a study on a project in Italy can compare with Ethiopian and data. So in fact, you do need to get international standards. The World Wide Web Consortium may be a place where you can start. It's very easy to start a community group. So you need to think about how connecting, which of those things, not all of them, please, but the things, in some of these places, you're going to send Italians to be important members of the European standardization groups, and you're going to send Italians to be European, but parts of the global standards groups. That is a public service that you have to do. You have to do it. It's a pain. Always, standards is always a pain, because when you have to listen to other people, you have to understand their ideas, because you have to understand why they are suggesting such stupid and different things. And that takes a lot of mental energy. That is where the glory is. That is where the investment of energy is. When you is listening to the other people, being prepared to actually sacrifice your own position in order to come to a conclusion. You have to do that within a government department. You have to do that within a government. You have to do that within a nation. And then you have to suddenly back down and realize that you have to make some of your standards compatible with those of other Europeans or those of other countries. So complicated, hard work, but really very valuable work. That is what makes things efficient. That will make the work. That's what makes the world hum. That's what makes the world of open data really really efficient. So that, in a way, that's an important point I wanted to make, and it's covered by a number of those of the questions we just had. I didn't know Carlo Rubbia. My boss, I didn't know him personally. He was there. He was around as the figurehead. When I made the World Wide Web, as you may have heard, I did it as a side project. It wasn't really a main project. Mike Sandel, my boss, allowed me to spend time on it because we were between the pressure was low because we were between LHC and LEP and the two big pushes, and he thought it would be kind of a neat idea, but my excuse for doing it was to test the computer. I used the Next machine, and he said, "Look, we should test this Next machine as a development environment. We need some little example project. How about your hypertext thing?" And he had a twinkle in his eye,
And he was, he was the guy who wrote vague but inciting. Thanks for wishing on the back of your T-shirt. He wrote vague but exciting on the corner of my proposal, and it wasn't discovered till he unfortunately died 10 years later. But Peggy Rimmer discovered it in his things. So when I think about the internet. The Internet of Things, of course, in a way, has been around for a long time. For those of us, in a way, sort of senses, I think, kids playing with electronics in their houses have been playing with collecting data and collecting pictures and controlling things remotely. Home automation has been around for a long time. So I've always enjoyed trying to make the house more smarter and make it responsible, make it easier, quicker for me to turn all the lights off when I go to bed at night, easier for me to make. But also I've been one of those people who's tracked the temperature inside the house and outside the house. I've actually recorded it because your home automation system, it can tell you what the temperature is. And if you buy a little digital temperature probe and you throw it outside the house, you connect that to an Arduino and you put that on the internet, you can actually, on your internet inside your house, you can track the outside temperature as well. And you can go to public websites where you can find the temperature in the local town, which is from the local weather stations. That sort of things, the Internet of Things. There's been a community of people doing Internet of Things for a long time. If you want to look at what CERN was not really about documents, it was about things. CERN was a pretty big Internet of Things. It's not a completely new idea. So you heard of 9/11. Well, 1/11 was the day that Erwin Schwartz died in New York 3 years ago. Yeah, and so Erwin Schwartz was a guy who was an activist. He was subject to federal. He'd been charged with federal. Crimes because he had downloaded some academic journals, a whole lot of academic journals. He was an activist. He was supposed to make a point. His point was that as he was affiliated with Harvard and MIT, and so he had access to all kinds of any research he wanted to look up. He could just go to a thing called JSTOR and download it. He felt that he was. Erwin Schwartz was somebody who wanted to point out that if you were in Ethiopia, this wasn't going to work for you. And so the part of the digital divide was the fact that you had to pay a lot of money to get access to the scientific research, which was the knowledge of mankind. Unfortunately, the way it went with Erwin was that he was arrested, and he was then threatened with huge amounts of time in jail. And he took his own life 3 years ago. So every 3 years, people who knew him, the many people that he sort of counted among his mentors, sit back and do use that time as a time to reflect. In America, there's a lot of reflection going off about civil rights. Now, when America was a country which thought that it has done civil rights and it's done. And it's thought that, for example, equivalent of black people, the riots, the Black Lives Matter movement recently has been another sort of has something which has been stirring a very strong feeling of activism, a very strong feeling that the citizens need to be on top of government. So the question was looking at 1/11, looking at the current situation, where does that put us with the internet? So, it puts, in a way, this country in a good position because you've got the Internet Bill of Rights.
off to a good start. One of the things I hope is that that continues, not only to be become enshrined as part of Italy, of what Italy is, but also becomes implemented by appropriate legislation and regulation where it is necessary, only where it is necessary. It puts us in a situation where we're looking at the relationship between citizens and government. Aaron's work was a lot about open data, was a lot about the relationship between citizens and government. The Magna Carta was about the relationship between citizens, well, actually, between the barons, the rich barons, and the government. This workshop has all been about the relationship between citizens and government. The big message is it's going collaborative, it's going peer-to-peer. Government and citizens talking to each other as peers, much more efficient way of working, great, much better way to run a country. It's wonderful to see Italy using the, going through that culture change, wonderful to see Italy using the internet connectivity of its citizens and a whole digital agenda as being the first enabling step in that process. Thanks. Credo che davvero meriti un applauso speciale Tim Berners-Lee. È davvero raro avere la possibilità di avere per due ore non un breve intervento, ma davvero poter interagire con lui. Credo sia un arricchimento per tutti noi. Vi ringrazio anche per la partecipazione che c'è stata. Vi abbiamo invitato durante la Befana, il giorno dopo già avevate risposto, avevamo fatto sold out in un giorno. Oggi è stata una partecipazione molto intensa, credo che abbiamo imparato tutti tanto. L'ultima parola Antonio Samaritani e poi grazie, ci abbiamo tante cose da fare tutti adesso. Sì, grazie anche da parte mia. Allora, giusto proprio per chiudere, difficile perché ho preso una decina di pagine di appunti, quindi non ve le vado a raccontare tutte perché altrimenti stiamo qua due ore. Però, allora, una risposta puntuale, 50 non è un numero definito nella logica di manuale Cencelli, è un numero che nasce dal fatto che noi abbiamo censito 978, se non ricordo male, data center. Di questi 978 ce ne sono una cinquantina che sono sostanzialmente delle cose che possono stare in piedi. Questo non significa che quindi vuol dire che ne vogliamo 50. E non sono tutti i 978, quindi probabilmente non sono neanche tutti 50. Quindi però se già da 978 riuscissimo ad arrivare a scendere di un ordine di grandezza, secondo me abbiamo fatto un passo. Allora, io sono molto soddisfatto perché, oltre per le riflessioni che sono arrivate, perché quando sono entrato in Agile abbiamo detto le 5 priorità, come farle, eccetera, eccetera. Io ho tracciato lì su quel foglio quelle 5 bolle che poi sono diventate 5 palle e quindi poi c'era il tema di come fare a chiamarle, è diventato il pallogramma. Adesso che passiamo nella fase 2 con il modello che abbiamo fatto vedere, morirebbe il pallogramma, però grazie alla giornata di oggi credo di aver trovato quello successivo, perché da tutto quello che avete detto, a parte mi ha colpito in particolare una considerazione che faceva Tim quando diceva dire attenzione che tutte le volte che si fornisce un nuovo supporto o un nuovo oggetto si rischia di aumentare il digital divide anziché diminuirlo, questo è ovvio, però si porta dietro delle considerazioni assolutamente importanti su come impostare questi progetti e come veramente impostarne il cambiamento. Allora, la nuova proposta di pallogramma che faccio con i miei colleghi, io ho capito questo oggi, dati che portano agli standard che sono costosi e che quindi bisogna capire come andarli a fare, che si portano dietro nuovi modelli di business, che si portano dietro nuove regole e quindi nuova cultura. E allora questo credo che io mi porto a casa da oggi, è del nuovo sostanzialmente logica su cui dobbiamo lavorare, perché la cultura influenza quali dati, eccetera, eccetera, i nuovi modelli sono influenzati dalla cultura e i nuovi standard sono di nuovo la cultura, perché definire degli standard vuol dire imparare una nuova lingua e la nuova lingua si porta dietro, quindi un nuovo vocabolario, nuove attitudini, eccetera, eccetera, e quindi di nuovo nuova cultura. Io vi ringrazio, credo di essere stato più o meno nei tempi. Grazie a tutti, arrivederci.